Gesù, sciogli il mio cuore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Continuiamo la lettura del Vangelo secondo Marco, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 6. In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano e, guardandoli tutto intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Egli l'attese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Amen. Carissimi, siamo giunti, a partire dal capitolo secondo di Marco, fino all'inizio di questo terzo capitolo, alla quinta controversia. Abbiamo quindi visto cinque situazioni, compresa quella di oggi, in cui Gesù è in dibattito coi farisei, soprattutto in cui i farisei hanno qualcosa da dire a Gesù. Per quanto riguarda la remissione dei peccati, solo Dio può perdonare, perché tu perdoni l'uomo, gli dicono a Gesù. Il riposo sabbatico, l'importanza del digiuno, perché i tuoi discepoli mangiano e non digiunano. Ma oggi vediamo un altro aspetto del riposo sabbatico, legato tra l'altro ad una guarigione, come era presente anche nella prima controversia. È sabato, Gesù entra di nuovo nella sinagoga. Sembra che sia Cafarnao il luogo, la località dove Gesù di nuovo entra per annunciare la buona notizia e compiere gesti nuovi, straordinari, nel nome del Padre. Vi era un uomo malato, con una mano paralizzata. I farisei lo guardavano, attendevano di vedere se lo guariva in giorno di sabato. Come abbiamo visto anche ieri, molte erano le attività proibite durante il riposo sabbatico. Tra queste era proibita la prestazione medica. E quindi i farisei dicevano: se Gesù guarisce questo malato, è come se svolgesse l'attività medica. E non va bene. Quindi vedete che il cuore di questi farisei era duro, talmente duro da non aprire gli occhi di fronte alla grazia di Dio, all'amore di Dio che tutto può, che tutto libera, che tutto guarisce. La loro attesa del Messia era stata totalmente imprigionata dalla loro sclerocardia, che significa durezza di cuore. Questa durezza era talmente forte e l'osservanza della legge era talmente rigida e avevano messo altri precetti su precetti su precetti, tali da diventare ciechi loro stessi di fronte alla presenza e alla venuta del Messia Gesù Cristo. Ecco perché per loro, che mai avevano guarito e mai avevano veduto guarigioni di questo tipo, addirittura risurrezioni, pensiamo a Lazzaro, allora importava condannare Gesù,
perché sarebbe stata la seconda volta. Di seguito, una violazione del riposo sabbatico una dopo l'altra. Ci sarebbe stata un'accusa e quindi condanna a morte. Allora Gesù, sapendo ciò che pensavano, vedendo il malato, dice: alzati, vieni in mezzo. E chiede loro, ai farisei: è lecito in giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una vita o ucciderla? Pensate che tra i vari precetti e le attività proibite, certo non era possibile la prestazione medica, ma c'era l'eccezione del caso di vita o di morte. Se uno stava morendo, chiaramente, il riposo sabbatico andava a farsi benedire, potremmo dire, perché era più importante guarire, lasciare in vita la persona. Ecco perché Gesù dice: se è lecito salvare una vita. Perché agli occhi di Dio questo uomo era una pecora che aveva bisogno di guarigione, di essere toccata, di essere salvata, indipendentemente dalla legge. Quante volte accade nella nostra vita che noi ci chiudiamo in noi stessi, nei nostri schemi? E se Dio vuole intervenire in certi determinati modi, e lo fa comunque, noi lo giudichiamo, noi lo condanniamo. O anche se non interviene. Ecco perché Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro la bella preghiera: sia fatta la tua volontà. Perché noi siamo aperti a ciò che Dio vuole. Noi chiediamo, ma alla fine di tutto sia fatta la tua volontà. Ecco il cuore libero, un cuore che non è duro, un cuore anzi che è sciolto dallo Spirito Santo, è un cuore che accoglie il volere di Dio, un cuore che si lascia sorprendere dalle novità di Dio. Se Dio oggi vuole guarire, che guarisca. Se Dio vuole liberare, che liberi. Chi sono io per porre un freno alla mano di Dio? O vogliamo essere come questi farisei, ciechi, induriti, che di fronte ai miracoli condannavano invece di rallegrarsi della presenza di Dio, di questa salvezza gratuita? Fratelli e sorelle, questo è il tempo per convertirci, avere un cuore sciolto dallo Spirito Santo, un cuore libero e aperto ai doni di Dio. Gesù si rattrista se il nostro cuore è duro. Gesù era tristato se vuoi tenerti la durezza nel tuo cuore. Gesù è amore, è la mano del Padre che oggi ti vuole raggiungere, toccare e risanare e donare un cuore libero. Ti invito, apri le tue mani e digli: vieni Signore Gesù, entra nella mia vita, entra nel mio cuore. Spirito Santo, sciogli ogni mia durezza, ogni mia resistenza, ogni schema che io ho nei confronti di te. Aiutami ad incontrarlo oggi e anch'io essere risanato come quest'uomo ha fatto esperienza. Voglio sperimentare l'amore di Dio. Aiutami ad aprire i miei occhi, Spirito Santo, e a seguire la luce che viene dall'alto per donarmi una nuova vita. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, oggi lo slogan è una dichiarazione da parte di Dio, da parte della sua parola, che dice: Gesù, scioglie il mio cuore. Noi lo facciamo con tutto noi stessi. Chiediamo che il Signore venga a scioglierci, a sciogliere le nostre durezze per poter essere dei testimoni gioiosi della sua parola e risurrezione. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. A presto. Ciao. Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online.
San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.